Per un giorno la casa di Alti Formaggi si trasforma in un'aula di tribunale. Sotto processo le sue tre DOP. Ecco le ragioni dell'accusa. L'accusa che intendo portare, che poi dovrebbe sfociare in un concetto di revisione del sistema, poggia sostanzialmente su dei pilastri basilari. Un quadro normativo, che è sicuramente un quadro normativo incerto, che parte dalla protezione di una categoria produttiva per sfociare ultimamente nella protezione del consumatore. Cioè è un sistema che ha in sé l'origine e la soluzione dei problemi, ovvero la soluzione e anche la problematica. Nel merito, io credo che i discorsi bisognerà approfondirli per quanto riguarda la definizione degli ambiti geografici a cui è estesa la denominazione di origine protetta, ai fattori naturali od umani ai quali si vuole risalire, che poi in tanti casi non ci sono o non sono rispettati, ai legami col territorio, che anche quelli sono scritti sulla carta ma non nella realtà, vero? E arriviamo agli usi e le ali costanti, che le ali e costanti non sono. E arriviamo per cui a delle caratteristiche dei prodotti che restano solo nei desideri dei produttori. L'avvocato delle DOP ci anticipa la sua linea difensiva. La mia sarà una difesa puntuale, diciamo, al terreno scelto dall'accusa. Quindi cercheremo di fare del nostro meglio per dimostrare che l'accusa sostanzialmente non fa poi quelle accuse così definite che sono così utili al miglioramento del sistema, che quando si migliora un sistema non può che far piacere in primis ai produttori e poi anche ai consumatori. Nel senso che non ci sono, diciamo, delle violazioni particolari delle regole della DOP, no? Di quelle che sono le regole della DOP, non di quelle che vorremmo che fossero. È un problema che è molto più grande di quello, diciamo, di questi tre formaggi, è un problema di regole europee e di capire bene cosa prevedono queste regole rispetto alle aspettative che possono invece essere nel cittadino, nel consumatore, perché la comunicazione sulle DOP non sempre è così chiara come dovrebbe essere. Quando parlo di rivedere il sistema, si tratta di identificare quelli che sono gli elementi da preservare. E su questo il mio collega della difesa potrà benissimo fare della retorica, ma queste obiezioni resteranno comunque. Non esiste il taleggio unico, il provolone unico, Valpadana, piuttosto che il salva unico. Per fortuna ci sono tanti produttori con tante caratteristiche, quello che è importante è riuscire a riconoscere un tratto comune che accomuni, per cui posso dire questo è un salva, questo è un taleggio e poi dopodiché ne apprezzerò di più uno, di più un altro e via di seguito. Ci siamo giocati il nome provolone, non l'abbiamo protetto bene, basta che un comune si sia opposto per vincolare anche il nome, e il nome provolone è stato il primo nome che è diventato generico. Quando Vincenzo Bozzetti ci richiama il fatto che abbiamo perso la difesa del nome provolone, cioè la difesa del nome provolone è una cosa che di fatto è diventato un nome generico, come è diventato un nome generico mozzarella, come è diventato un nome generico il feta parlando della Grecia, cioè è il destino dei prodotti non così forti da un punto di vista quantitativo. Il salva cremasco. Parliamo di Cremone, parliamo di Lecco. Lecco è in montagna. Cioè il terreno di Lecco è completamente diverso se vogliamo fare il formaggio con il foraggio locale.
foraggio che caratterizza il latte, che caratterizza il formaggio. È lì, è il territorio. Io continuo a, a sostenere che è importante sicuramente, diciamo, l'origine alimentare del latte, se vogliamo, cioè l'origine, diciamo, degli alimenti del bestiame per le caratteristiche del latte, se pensiamo a formaggi DOP di piccolissima nicchia, ancora più piccoli del salva. In realtà poi la gran parte delle caratteristiche del formaggio è fatto dall'uomo, quindi è il fattore umano, è riconosciuto nella DOP. Andiamo un attimo nel taleggio. L'uso del legno facoltativo che contiene le forme alle quali dovrebbero prendere questa benedetta colorazione rosa. La chiamo benedetta perché quando si vede è come quando ho la fortuna, io abito vicino al Po, che vedo le Alpi e gli Appennini. Succede. Due o tre volte l'anno, dopo il Fön, uno si ricorda che è in pianura padana. E così si ricorda anche che il taleggio è rosa. Lo vogliamo fare nella grotta o lo vogliamo fare nella cella frigorifera? Siamo capaci di riprodurre le stesse condizioni nella cella frigorifera? Allora lasciamo in pace la grotta. Però il problema di base è che deve avere, se è taleggio, la microflora, deve avere quel colore rosso o aranciato o rosa che ci è dato dalla microflora che cresce. Dopodiché, se il casaro è capace di farla crescere, questa microflora, e quindi di avere un taleggio con le caratteristiche che il consumatore si aspetta in cella. Però se uno ha la grotta, uno ha la casera tradizionale fatta sul lato della montagna, perché proibirglielo? A sorpresa la deposizione di un testimone chiave che si rivelerà decisiva. Il consumatore deve sapere che davanti a un prodotto DOP è un prodotto che dietro ha una filiera, ha una scelta, è quella fondamentale. Ognuno di noi ha scelto di produrre, di accettare nel proprio caseificio determinate regole, determinate norme. Ognuno di noi, come spesso lo dico, firma il proprio prodotto, perché ognuno di noi nella regola la interpreta in un modo diverso, mettendo il proprio. Ed è questa, secondo me, il valore della DOP. Guilty or not guilty? Not guilty, my lord. Quindi la difesa della DOP. Per fortuna.